Abbiamo toccato alcune tecnologie, adesso vorremmo portarvi nel mondo della blockchain, del Web 3.0, degli NFT e soprattutto cercare di farlo attraverso dei casi concreti, cercando di distinguere quelle che sono applicazioni reali, applicazioni di valore, come dicevamo prima, qual è il valore che sta dietro all'applicazione della tecnologia e per farlo chiamo sul palco Giuseppe Perrone che è responsabile Emeia della blockchain. Buonasera a tutti, buonasera anche da parte mia, proviamo ad entrare insieme nel mondo del Web3, del metaverso e della blockchain, abbiamo parlato per anni di questa tecnologia molto connessa al tema delle valute digitali, oggi sempre più utile per proiettarci in una nuova relazione digitale con uh, i servizi che Internet oggi può offrirci andando a sviluppare una vera e propria nuova economia. Qui vedete quali sono i principali trend che eh, sono di fatto i pilastri del Web3, quindi di questa nuova relazione che ci consente non solo di leggere e scrivere dei contenuti eh, rispetto appunto allo sviluppo di alcuni servizi, ma anche quello di, pro di provare la proprietà digitale di un bene. E quindi la parte di tokenomics, cioè tutto... Quegli elementi che ci consentono di spendere delle valute all'interno dei mondi digitali. Le criptovalute e i non fungible token sono un esempio, esempio di token fungibili e token non fungibili. La differenza sostanziale è che, mentre i secondi sono dei token che non possono essere replicati, quindi per loro natura sono unici, una cripto è uguale a un'altra cripto e quindi per definizione sono appunto dei beni fungibili. I secondi invece necessitano di un controvalore per essere scambiati. I protocolli di DeFi, la DeFi, appunto la Decentralized Finance, abiliterà un nuovo modo per scambiare del denaro, per abilitare i risparmi, per identificare un nuovo modo di fare e commerce e eh, sviluppare i propri investimenti. Si parla sempre di più di Decentralized Autonomous Organization, che cosa sono? Sono dei protocolli che sulla base del voting di una community, quindi ognuno di noi può esprimere un voto, abilitano poi la presa delle decisioni. Immaginatevi di essere seduti in un consiglio di amministrazione e di poter disporre del vostro token all'interno di un protocollo codificato, distribuito e in cui ognuno può accedere per verificare le informazioni per poter esprimere il proprio parere rispetto a quella determinata decisione. E infine il metaverso. Il metaverso costituisce di fatto la vetrina, la capacità di andare a sviluppare un mondo completamente digitale attraverso dei servizi abilitati dall'immagine garantita dalla realtà aumentata, dalla realtà virtuale, abilitati però da un paradigma in cui tutte le transazioni sono tracciate e sono tracciate appunto da quel layer che è costituito dalla blockchain. Quindi come vedete alla base c'è una nuova cultura per avvicinare sempre di più i consumatori e quindi rispetto a prima che poteva sembrare un argomento chiuso eh, a livello di community, di eh, sviluppatori tecnologici, sempre di più si sta aprendo perché stanno nascendo tantissime applicazioni. Qual è un po' il trend che si sta riscontrando negli ultimi anni? Sicuramente c'è una forte crescita dettata dal numero di utenti che hanno adottato l'utilizzo di criptovalute nell'ambito dei pagamenti, circa 300 milioni gli utenti che eh, opereranno entro il 2027 rispetto al, al tema dei token fungibili, quindi le varie cripto, dal bitcoin all'Ether e così via tra 5 e 15 milioni nuovi utenti verificati nello scambio di cripto negli ultimi due anni quindi di fatto è un tasso che sta sempre di più aumentando e 3 milioni sono i wallet digitali che sono stati aperti in pochi mesi ma dall'altra parte ci sono tantissime sfide sfide legate, avrete sentito parlare dell'oscillazione di questo cosiddetto crypto winter, che cos'è? non è altro che un periodo in cui le criptovalute stanno perdendo molto valore. Ethereum è sceso del 60% rispetto al suo massimo storico, il prezzo degli NFT delle principali community come Boredai Pioch Club è diminuito anch'esso del 75%, quindi è un fenomeno che investe sia i token fungibili, quindi le cripto, sia i non fungible token. La risposta è molto difficile da dare, probabilmente siamo in una curva che dopo una fase appunto di crescita speculativa si è assestata con una classica decrescita, immaginate la classica S-Curve e ora stiamo entrando in un periodo di maturità. Da cosa è testimoniato questo? È testimoniato dal forte tasso di adozione e dai forti investimenti che si hanno. Quindi, ritornando al tema delle sfide, sicuramente c'è un tema di volatilità. Bisogna ovviamente garantire che il valore di quelle valute sia effettivamente ancorato a dei valori di scambio sul mercato. Ecco perché sono nate le cosiddette stable coin, ov ovvero valute digitali connesse alle valute fiat, il cosiddetto tether dollar è una stable coin che è connessa al valore del dollaro c'è un tema di regolamentazione il classico caso delle ultime settimane è l'exchanger FTX che è crollato, bancarotta di questo exchanger in cui sostanzialmente sono state spostate grandissime masse di, da, di volume di bitcoin eh, e che hanno portato sostanzialmente a una grande polarizzazione e una stabilità del mercato e poi c'è un tema di trasparenza come potrebbe essere dato questo tema di trasparenza andando a far sì che tutti gli exchange exchanger operanti nel mondo delle criptovalute abbiano la necessità, come fanno oggi e succede nel sistema bancario, di andare a rendere visibili quelle che sono le cosiddette riserve che hanno a disposizione per fare i loro investimenti e utilizzare i fondi degli investitori. Vorrei portarvi ora su otto trend che ci introducono in questa nuova evoluzione. Il primo è quello appunto del, delle aziende che stanno lavorando tantissimo sui temi Web3 e che stanno sviluppando tutta una serie di soluzioni. Giusto per darvi qualche elemento, Nike ha già raggiunto solo sulla blockchain Ethereum, e questi sono dati di settembre 2022, 185 milioni di dollari. Tiffany 12, Gucci 11, quindi un mercato che sicuramente è trainato da quelle che sono le fashion e luxury company che hanno iniziato a realizzare le cosiddette collection NFT, cioè un nuovo modo per entrare in contatto con i propri customer, soprattutto genzie e millennial, e l'hanno fatto andando a creare sostanzialmente degli oggetti digitali che vengono acquistati. Nike su tutte è investito su una società che costruisce semplicemente scarpe da corsa in digitale, quindi hai un NFT che puoi acquistare e il valore è molto importante, hanno già realizzato più di 97.000 oggetti, immaginate, con 14 collezioni e un numero di oggetti per collezione di circa più o meno 7.000. Un altro grande trend è quello relativo agli archetipi di questi prodotti. Oggi l'NFT in quanto arte digitale è un po' superato, comunque è uno strumento speculativo, quello che cercano le aziende è l'utilità a cosa connettere questi token digitali, è un tema di membership, è un tema di fidelizzazione della propria customer base, quindi stanno iniziando a realizzare dei bundle che comprende appunto la vendita di questi token digitali uniti a un prodotto nel mondo fisico mondi digitali e cosiddetti wearable, quindi dispositivi che possono abilitarne l'utilizzo, piuttosto connettere questi token a delle vere e proprie esperienze esclusive o ancora abilitare sostanzialmente, grazie all'utilizzo di questi token, delle modalità in cui sei parte di una community che può prendere parte al processo decisionale, magari immaginate, del disegno della nuova collezione del brand. E ancora il tema dell'engagement, della loyalty e del reward. Ci sono diversi tipi di approcci approcci in cui le aziende si rivolgono a nicchie targettizzate, quindi continuano a parlare alla propria clientela cercando di eh, trasportarli su una nuova modalità di interazione con, con la rete, altri che invece si rivolgono ai cosiddetti nativi del web, quindi a agenzie millennial, ai consumatori del futuro, altri che invece guardano ai loro clienti mainstream. Le strategie di Via to Market possono essere diverse, una prima fase in cui provo a costruire il mio mondo all'interno del metaverso, una seconda fase in cui imparo e cerco di migliorare a mano a mano attraverso una curva di apprendimento per arrivare fino ad accettare per esempio pagamenti in criptovalute. Ci sono investimenti importanti anche da parte delle big tech, espansione della tecnologia Web3 testimoniata da Shopify, da Salesforce, da Google che hanno annunciato e stanno portando avanti progetti che riguardano appunto la possibilità di creare e vendere NFT, di eh, utilizzare questi NFT per i proprietari dei negozi connessi appunto a tutto il tema del, dell'e-commerce e anche in generale il tema dell'espansione della cultura del Web3. Social network come Twitter hanno introdotto l'utilizzo degli NFT per verificare l'immagine dei profili degli utenti stessi, piuttosto che Instagram ha annunciato la possibilità di acquistare e vendere NFT attraverso la blockchain di Polygon. Il traffico a livello di mercati, come vedete, è molto polarizzato su Asia e Oceania. Seguito dall'America Latina, al Nord Europa, non compare l'Europa che è in quella percentuale di altro, quindi diciamo ancora una volta testimoniamo un po' la poca propensione a intraprendere percorsi molto innovativi, seppur poi vedremo ci sono aziende in Italia molto, molto innovative, soprattutto dal punto di vista della creatività e dell'intraprendenza nel realizzare progettualità o nell'investire proprio nella creazione di business unit dedicate al tema del metaverso e del digitale. Organizzazioni che accettano, criptovalute, qui ne vedete tantissime, del consumer retail, dei tech e media, della parte industrial e manufacturing. Un grande trend è l'utilizzo di NFT, immaginate di poter accedere all'evento di oggi con un ticket che è un NFT. Lo hanno fatto diverse aziende sia nella fase prima dell'evento, durante l'evento e dopo l'evento, per fare cosa? Per ingaggiare sempre il proprio audience e farlo attraverso una serie di opportunità, di collectibles che in qualche modo possono essere collezionati o possono dare vita a delle esperienze esclusive per lo stesso consumatore. Giusto per citare un esempio, Top Gun ha premiato i presenti alla visione con The Digital Collectible, la prima visione mondiale, e questo gli ha consentito di andare a sviluppare tutta un'interazione sempre più immersiva con loro nei eh, post, appunto, il lancio del, del film. Siamo in una fase in cui anche le aziende telco stanno investendo tanto in, in questo fenomeno e stanno iniziando a nascere le cosiddette applicazioni Web3. Cosa c'è di differente tra un'applicazione web eh, o un'app che io ho sul mio smartphone o sul mio tablet rispetto a un'applicazione Web 3? L'applicazione Web 3 è un'applicazione distribuita. Quindi immaginate anche il concetto del cloud, della nuvola da cui oggi uploadiamo o prendiamo dei file in cui anche la distribuzione dei dati è distribuita. Quindi avremo dei cloud sempre più distribuiti. C'è stata una crescita significativa, più il 500% il numero di applicazioni mobili Web 3 eh, disponibili sui principali marketplace sia di iOS che di Android. E oltre il 50% delle applicazioni mobili web3 sono focalizzate sui temi della finanza, quindi per fare trading piuttosto che per abilitare pagamenti. Nel momento in cui avremo anche la possibilità di utilizzare i token sul nostro mobile, sicuramente questo imprimerà una crescita sostanziale. E il mondo del mobile sta iniziando a capire che tipo di posizione avere all'interno di questo ecosistema proprio perché si parla e si dice il prossimo grande trend è quella della battaglia delle applicazioni web 3, nello sviluppo di applicazioni web 3 nel 2023. Il metaverso è sicuramente uno degli elementi più ricercati su Google, lo dimostrano i Google Trends, ma gli altri due elementi, le menzioni all'interno dei consigli di amministrazione per la presentazione di una semestrale, piuttosto il sentiment che si ha è davvero alto, vedete come abbia raggiunto a fine del Q1 sostanzialmente tutta una serie di valori molto molto importanti. Concludo con altri due o tre elementi eh, importanti, sicuramente tutto quello che oggi sta avvenendo sulle blockchain sta avvenendo sulle cosiddette blockchain pubbliche. All'inizio si pensava di avere e che ognuno potesse costruire tutta una serie di blockchain, oggi la blockchain dobbiamo percepirla come conosciamo oggi internet, quindi la possibilità di sviluppare attraverso questa tecnologia una serie di applicazioni e lo dimostrano le principali collection NFT che come vedete sempre nel più del 50%, se fotografiamo gli ultimi tre quarter dell'anno, hanno eh, realizzato delle eh, collezioni sulle blockchain pubbliche. Perché? Perché la blockchain pubblica ha di suo già un'infrastruttura, l'azienda non deve investire in una nuova infrastruttura, ma utilizzare un network come oggi conosciamo internet, sicurizzato e con determinati presidi anche volti a garantire la privacy. L'ultimo trend è come si stanno organizzando le organizzazioni. Qui vediamo una diversità di approcci, approcci in cui realizzo un cosiddetto eh, steering committee in cui ho tutta una serie di profili aziendali che vi partecipano e quindi dare molta enfasi a quella che è una formazione interfunzionale con un punto di partenza in cui tutta una serie di aspetti vengono analizzati, agli aspetti regolatori, agli aspetti di marketing, agli aspetti connessi alla parte più innovativa di costruzione dei prodotti. Altri che stanno immaginando di avere un centro che possa abilitare il business, quindi una funzione digitale che possa abilitare il business rispetto all'evoluzione in questo ambito. E altri ancora che hanno costruito dei veri e propri Web3 Design Studio. Che cosa sono? Sono delle business unit all'interno delle organizzazioni. Quindi alcune aziende stanno investendo a creare un'azienda nell'azienda con l'obiettivo di entrare in questo mondo. Perché? Perché si porta dietro tutta una serie di aspetti, dall'IT al legal alla regolamentazione, allo sviluppo dei prodotti, agli aspetti di finance e quindi è un'evoluzione che appunto eh, molti stanno avendo per approcciare in maniera strategica. Cosa dice però il sentiment della cosiddetta C-suite, dei C-level, di chi ogni giorno prova a confrontarsi sul definire e disegnare una strategia? Innovativa in questo ambito. Sicuramente c'è ancora un gap. Alcuni affermano di voler investire in nuove tecnologie che eh, appunto consentano anche di supportare la formazione all'interno delle organizzazioni. Tra i principali casi di applicazione abbiamo il tema della tracciabilità, e poi lo vedremo con i nostri ospiti eh, di filiera. La token economy, la possibilità di utilizzare i cosiddetti contratti eh, smart, che non sono contratti legali, ma sono programmi informatici per andare a sviluppare un'automazione dei processi produttivi. Quali saranno i prossimi casi d'uso? Qui ne vedete alcuni, sicuramente il tema delle cripto e degli NFT stanno maturando, sono molto diffusi, sono sempre più utilizzati per le aziende sia per un tema di revenue increase, sia per un tema di ingaggio dei Gen Z e dei millennial, ma soprattutto per andare nella direzione di intraprendere un, un mercato o sempre più ampio o di oggetti che possano garantire di fatto l'abbattimento dei costi di una supply chain. Quindi il mercato raggiungerà tra la fine del 2024 e il 2025 sostanzialmente un punto di massima saturazione. DeFi e stablecoin, sia la finanza decentralizzata è un fenomeno in accelerazione, inizierà l'adozione a fine 2023 e lo diventerà anche rispetto a un tema in cui... Tutti gli organismi di vigilanza stanno iniziando a costruire una strategia in tal senso. Il tema della tracciabilità, come dicevo prima, ma anche tutto quello che riguarda i servizi integrati in ambito fiscalità e compliance, che dovranno sempre di più adeguarsi a un mondo che cambia e quindi, per definizione, abilitare nuovi standard e nuovi comportamenti. Cosa sta facendo l'Europa? L'Europa ha creato la European Blockchain Service Infrastructure, che è sostanzialmente un eh, rete infrastrutturale in cui sviluppare dei casi d'uso a. Della pubblica amministrazione e soprattutto dei cittadini. Lo scopo è creare ovviamente una infrastruttura che garantisca fiducia, che abiliti per esempio l'interoperabilità tra diversi paesi europei e che costituisca un volano per quello che è uno sviluppo dell'economia, sia in termini di export. Immaginate tutto quello che riguarda i cosiddetti passport in termini di salute o di welfare. Uno dei progetti che, per esempio, noi stiamo seguendo è la costruzione del cosiddetto European Social Security Passport. Un passport che consentirà di sviluppare l'integrazione tra tutti i paesi europei sia da un punto di vista fiscale che di previdenza sociale. In generale si sta sviluppando sia un tema di eh, adeguamento del quadro giuridico e normativo e sia una maggiore identificazione di quelli che poi saranno gli standard che questo mondo dovrà andare a sviluppare. In conclusione, quali saranno i macro trend da considerare? Sicuramente un tema di avere degli ecosistemi più integrati. Si parla sempre di ecosistemi digitali, la blockchain può connetterli, il metaverso può costituire un acceleratore, ma dovranno essere sempre di più sostenibili e a sostegno di una maggiore competitività. L'evoluzione dei pagamenti, quindi la possibilità di far evolvere il tema dei pagamenti con il mondo di Internet, abilitando applicazioni Web3, un tema di educazione settoriale, sempre di più è importante far crescere le competenze e far, far sì che queste competenze crescano sia all'interno dell'azienda sia in generale rispetto a un tema di educazione dei consumatori, un'educazione che può essere finanziaria in alcuni casi ma può essere anche di evitare quel concetto di depersonalizzazione quando si entra con il proprio avatar all'interno di un ambiente 3D come può essere il metaverso, un mondo quindi più decentralizzato mettendo al centro l'umano, quindi mettendo al centro la persona, perché sicuramente il digitale e questi mondi possono costituire un acceleratore, ma dall'altra parte dovranno essere utilizzati in maniera consapevole ed efficiente. Grazie mille, passiamo ora a una seconda fase di questa sessione in cui vorremmo appunto parlarvi di quello che riguarda lo sviluppo di soluzioni come vedevamo prima che il Web3 può abilitare e rispetto appunto se ricordate quella slide in cui vi facevo vedere diversi modelli organizzativi andremo proprio a toccare con mano chi si è cimentato nello sviluppo di una vera e propria business unit che opera su questo, su questo ambito.